ha preso l'aspettativa da uno studio di architetti per allenarsi con regolarità. Si è aggregato alla nazionale paralimpica da circa un anno, ma già sogna di diventare maestro di sci. Ti presento Nicolò Orsini, uno dei volti nuovi dello sci azzurro alle Paralimpiadi di Sochi. L'avvicinamento è stato l'anno scorso ai campionati di Ovindoli, Campo Felice, campionati nazionali, e da lì poi è continuato, diciamo, questo percorso. Mi hanno convocato agli allenamenti su con la nazionale, al Tonale, al Stelvio quest'estate. E poi ho affrontato le prime gare a novembre, le prime IPCAS in Canada, sono riuscito a fare punti gigante slalom e per poter appunto poi fare le gare di Coppa del Mondo, quelle due specialità lì. Guarda, in realtà pensavo non ci fosse neanche la mia categoria, poi invece ero ad un allenamento col mio sci club a Tignes e lì c'era appunto l'allenatore della nazionale con le carrozzine e mi ha visto, mi fa: ma tu non gareggi con paralimpici? Faccio: no, anche perché ha disabilità, poi quella civile è un'altra rispetto a quella sportiva. E quindi da lì poi ho provato a fare un po' di allenamenti tutto senza bastoncino e niente, diciamo che è stato quello il primo avvicinamento. Sicuramente una bellissima avventura, una cosa un po' inaspettata, perché fino a un anno fa non avrei mai pensato di potervi partecipare. Cercheremo di dare il massimo, ma cercheremo soprattutto di divertirci, perché l'importante è quello.